Mister Gianluca Porro, allora una partita quella di domani che fino a un mese e mezzo fa sembrava non poterci essere, invece un play out, come hai detto tu, frutto del lavoro. Sì, penso che questo pensiero deve essere quello che ci porta in campo e ci porta nella gestione della partita di domani, perché è un pensiero da cui poter trarre una grande forza. Noi arriviamo a questa settimana che poteva non esserci e sarebbe stato un dramma sportivo per tanti, per tutti, credo. E se ci siamo arrivati è stato perché a un certo punto, quando le cose non vanno, la tentazione di cadere, di scadere nelle lamentele e nella ricerca di alibi è forte nelle persone. Invece chi sa dove vuole arrivare, ha un forte desiderio, un'ossessione per cercare di arrivare dove bisogna arrivare, si rimbocca le maniche e lavora. E quindi noi arriviamo a questa partita perché abbiamo lavorato, perché abbiamo agito, perché abbiamo cercato di orientare tutte le nostre energie solo ed esclusivamente su quello. Essendoci arrivati con grande fatica, penso che ci debba dare questo, la spinta, la forza, la consapevolezza e la carica giusta per affrontare la partita di domani. Che settimana è stata? È stata una settimana in cui ha dominato un grande equilibrio e questo per me è un grande segnale perché il carico emotivo di questa partita è ovviamente enorme, però così come il carico di responsabilità che si porta dietro, ma è una responsabilità che deve essere presa e l'equilibrio che c'è stato mi fa capire e mi fa pensare che sia stata presa in questo modo che più che responsabilità è una possibilità. E quindi dobbiamo essere contenti di avercela. E l'equilibrio deve dominare, così come effettivamente in queste 2 settimane, perché ci eravamo detti che avrebbe iniziato a preparare la partita di domenica prossima, già dal momento in cui era acquisita matematicamente la possibilità di disputare il play-out, l'equilibrio era quello che doveva essere dominante e che comunque è stato dominante. Chiaramente sentiamo tutti la partita, vogliamo tutti che si coroni quello che a un certo punto non mi vergogno a definire un sogno, anche se magari uno che dice sogno salvarsi a Varese dopo le ambizioni iniziali può essere preso per pazzo, però bisogna stare ben attaccati alla realtà ed è quello che questa squadra ha fatto lavorando come degli ossessi. Senti, pensiero finale, come sempre, per i tifosi. Ma guarda, dicevamo prima, abbiamo addosso anche qui non la responsabilità, la possibilità di scrivere sul campo il nostro grazie a questa gente che in una stagione così complicata, comunque al di là di episodi isolati o di persone isolate, di social e contro social, ma ha manifestato un sentimento di attaccamento alla società, alla squadra, alla maglia, ha sostenuto i ragazzi, non ci ha mai fatto mancare supporto e quindi credo che siamo arrivati a un momento dove adesso sì che c'è una chiamata raccolta per andare a prendersi quello che dobbiamo prenderci e a dirgli così questo enorme grazie che comunque già adesso dobbiamo dire.